Siamo alla seconda pausa di Lugano Friburgo, prima gara di playoff. La prima cosa, siamo con Malmo, lo speaker. Una coreografia veramente fantastica, sembrava di essere sulla luna. Sulla luna, figo. No, vabbè, la curva va della bella coreografia. Noi abbiamo messo in piedi un bello show con tutta questa metafora del decollo e c'era ambiente, anche perché siamo in 6500 stasera, quindi c'era un bellissimo ambiente, è stata una figata effettivamente. Chi è che organizza queste cose qua? Questa cosa qui? Ci puoi dire una dritta, dai? È una collaborazione tra marketing, io che in realtà non lavoro per il Lugano, a parte quello che faccio in pista, però ci siamo trovati con questa produzione, abbiamo messo in piedi il marketing, ha lanciato questa campagna dell'allacciate le cinture del volo e ci abbiamo ricamato sopra con tutto questo show, questo video e il risultato c'è anche online, è piaciuto moltissimo. Diciamo che forse è venuto a vederla anche Hoffman, perché avendo visto la coreografia così, tre gol non ricordo le avesse fatto con quest'anno. Sì, è decollato, speriamo che non si fermi più, se fosse per me ne può fare ancora tre, non è un problema. Vediamo, Hoffman è carico, il ragazzo ha cominciato benissimo, specialmente il primo tempo, il secondo a livello di hockey in generale non mi è sembrato un granché, speriamo che nel terzo, speriamo di riuscire a chiudere, ecco. Ultima cosa, questa bella coreografia è stata fatta solo per questa gara 1 qui, oppure verrà fatta anche successivamente per le partite successive? No, è proprio tutta la campagna che abbiamo intitolato Lasciate le cinture, che ci portiamo dietro con l'idea, e non vorrei gufarla, di ripuntare alla finale, di decollare verso la finale. Quasi 7.000 persone questa sera, 6.500 persone di sabato, la prima forse non era mai successa, a parte quell'anno in cui c'erano i derby contro l'Ambrì. Sì, abbiamo creato un bellissimo movimento intorno a Lugano, ci sono un sacco di tifosi e penso appunto ancora una volta che tutta la campagna, tutto il lavoro del marketing della società stia portando i frutti, cioè, i luganesi ma non solo sono sempre più attaccati alla maglia e basta guardare anche le medie di spettatori che ci sono durante l'anno. Se andiamo avanti così probabilmente già dalle prossime partite toccheremo i 7.000. Manu, hai fatto 24 partite su 25 con il boccione, una partita abbiamo visto che anche te, come tutti gli umani, quelli che non vanno sulla luna, ti è capitato il mal di gola e quindi adesso non ammalarti più, perché fino al 25 aprile devi gridare. Speriamo di arrivare fino al 25 aprile, a me va bene, va benissimo, ci metto la firma subito. Quindi chiaramente se qualche farmacia ha qualcosa per la gola, mandate tutto a Manu che sicuramente provvederà. O quello o devo cercare io di dormire qualche ora in più, però ci troveremo il modo. Grazie mille, complimenti ancora per quello che riesci a fare tu per il Lugano e penso che anche noi altri cerchiamo di coinvolgere anche la tua voce. Grazie mille, ciao.